Buonasera a tutti. Questa sera prende inizio l'ultimo dei cinque moduli previsti dal nostro corso. Parleremo di Learning Object e di quegli elementi che stanno alla base della loro progettazione. Per prima cosa vorrei provare non tanto a fornire una definizione di cosa sia un oggetto di apprendimento, cosa attualmente piuttosto difficoltosa, considerando il proliferare di definizioni proposte, quanto piuttosto a delineare quei parametri di riferimento e quegli elementi fondamentali necessari alla formazione di un quadro concettuale che sta alla base della progettazione, ma anche di un uso consapevole di un learning object. Il learning object si basa sulla predisposizione di unità autosufficienti, autonome e aggregabili, che consentono di progettare percorsi formativi individuali, curriculari e flessibili, in base alle esigenze dell'utente, utilizzabili sia in ambiente scolastico che in situazioni di learning. Il termine object, infatti, fa riferimento alla programmazione ad oggetti utilizzata nel settore informatico, che prevede la creazione di componenti indipendenti l'uno dall'altro, ed il loro utilizzo in contesti diversi, grazie alla possibilità di essere assemblati in modi nuovi in relazione alla nascita di nuove esigenze e finalità. Questo tipo di approccio, in cui si prevede la scomposizione dei contenuti in unità semplici, focalizzate su un preciso argomento, ha trovato delle analogie e dei punti d'incontro con una cultura professionale diversa e ricchissima, come quella formativa, nella programmazione didattica tradizionalmente utilizzata in ambito educativo, che prevede l'articolazione in unità e moduli. Sarà poi il learning, il processo di apprendimento, che renderà significativo ed interessante l'oggetto in analisi dal punto di vista formativo. Un oggetto di apprendimento, infatti, si diversifica in modo rilevante da un qualsiasi oggetto di informazione ed è proprio nella definizione ed esplicitazione dell'obiettivo formativo, del contenuto didattico, delle esercitazioni e delle prove di valutazione, che ha origine ed acquista significato il termine learning. Ed è di questa duplice veste, in parte tecnologica ed in parte formativa, che bisognerà tenere conto nell'approcciarsi alla progettazione di un oggetto di apprendimento. Cominciamo quindi ad inquadrare meglio il ruolo del Learning Object in un processo di formazione. Possiamo vederlo quindi come un ausilio didattico. Ausili didattici nella pratica didattica ve ne sono molti. Abbiamo detto che un learning object è un ausilio didattico, ma in un certo senso anche le gite scolastiche sono ausili didattici. O anche un anziano invitato a parlare di quanto brutta sia la guerra, oppure un vigile urbano, di quanto sia importante attraversare la strada sulle strisce. O ancora un musicista che spiega un'opera e risponde alle domande dei ragazzi, è un ausilio didattico. Un'enciclopedia è un ausilio didattico, meno interattivo del vigile o del musicista, ma è pur sempre di aiuto. E infine anche Google, un altro motore di ricerca, così come tutta Internet, in realtà è un enorme e sono un enorme ausilio didattico. Ed è proprio in questo contesto, cioè nella rete, che si colloca il Learning Object. Questi, infatti, è un oggetto del web, che si trova e si usa sul web, il quale parla di una cosa, di una sola cosa, e non di tante come l'enciclopedia, e cerca di farlo in modo interattivo, multimediale. Cerca di mettere in gioco anche lo studente o l'insegnante, un po' come l'anziano oppure il vigile urbano che non si limita a parlare, ma ascolta, risponde e poi interroga per vedere se i ragazzi hanno capito. I ragazzi vivono con il Learning Object un'esperienza didattica diversa e aggiuntiva rispetto a quella solita. Tutti questi oggetti, diciamo, vengono inseriti all'interno di depositi o database elettronici per essere a disposizione di chiunque ne abbia bisogno.
e vi si accede conoscendone le caratteristiche, quali possono essere l'autore, il titolo, il numero di versione, il formato, la durata, gli obiettivi didattici, i prerequisiti tecnici necessari e così via. E attraverso l'uso dei depositi, dei repository, la persona che voglia cercare un determinato tipo di learning object può farlo, ad esempio, inserendo la parola chiave all'interno di un motore di ricerca adatto e utilizzandolo per i propri scopi didattici. Gli elementi tipici che costituiscono la struttura di un learning object sono un'introduzione, che riporta principalmente gli obiettivi didattici espressi in modo misurabile, gli eventuali prerequisiti di fruizione, l'indice delle attività, la durata. Una serie di argomenti o attività, tanti quanti sono necessari per conseguire l'obiettivo che sta alla base dell'oggetto di apprendimento, che si compongono di elementi di contenuto e di pratica secondo un mix coerente con l'obiettivo atteso. Un sommario, che contiene la sintesi degli argomenti principali, l'indicazione dei learning object correlati ed eventuali approfondimenti, e poi di un momento di verifica, mappato in maniera equilibrata su ciascuna delle attività che compongono l'intero learning object. I momenti di verifica possono essere i preliminari, adesso, all'interno, oppure al termine dello stesso. I learning object possono essere semplici, cioè contenere solamente del testo o delle immagini, video, suoni, oppure anche integrati tra di loro, ma con una funzione prettamente informativa, oppure essere altamente interattivi e favorire l'apprendimento attraverso la pratica, come ad esempio possono essere i casi di studio, i giochi, le simulazioni, i testi e anche le autovalutazioni, oppure possono essere integrati, cioè unire una parte informativa ad una pratica, come ad esempio una simulazione supportata da informazioni sulle procedure stesse. Un oggetto di apprendimento isolato non è comunque chiaramente sufficiente ad un'attività formativa completa. Per questo motivo, parte integrante ed elementi necessari sull'effettivo funzionamento di un learning object e che permettono in prospettiva una reale attività di apprendimento sono anche i cosiddetti metadati, cioè quelle informazioni aggiuntive che permettono di descrivere la tipologia di oggetto in questione, utili ai fini di ricerca, aggiornamento e riutilizzo dell'oggetto stesso. E poi i linguaggi di comunicazione, che consentono l'uso di oggetti di apprendimento in relazione ai depositi di metadati alle piattaforme per l'erogazione di questi contenuti. Il concetto di metadati risulta fondamentale per tutto il processo didattico legato ai learning object. I metadati sono letteralmente dati su dati, ossia descrizioni standardizzate dei contenuti, con una funzione simile a quella delle schede bibliografiche delle biblioteche. Si tratta di classificazioni che permettono di archiviare i learning object in modo che questi possano essere reperiti all'interno dei repository. I metadati associati ad un learning object possono definire aspetti oggettivi e generali, oppure informazioni più complesse e soggettive, che consentono comunque l'indicizzazione e quindi anche la rintracciabilità dell'oggetto stesso. Perché diventi uno strumento efficace nella costruzione di conoscenze significative, durature e comunque implementabili, la produzione dei learning object deve prevedere alcuni obiettivi, alcuni elementi che sono irrinunciabili. Innanzitutto, appunto, l'obiettivo deve essere chiaramente esplicitato. L'utilizzo dei learning object deve essere coerente con le fasi dello sviluppo cognitivo, mediato dalla figura dell'insegnante e rispondente alle metodologie dell'apprendimento cooperativo.
Il rischio di isolamento che la navigazione in internet ed in generale l'uso delle nuove tecnologie comportano deve essere contrastato con apposite strategie e tecniche di conduzione dei gruppi e con la predisposizione di un adeguato setting didattico in cui la postazione multimediale sia solo uno strumento e una modalità tra le tante possibili di lavoro. Queste avvertenze sono particolarmente importanti quando si opera con dei bambini o dei preadolescenti, ma sono altrettanto utili anche quando si opera con studenti più grandi. La progettazione del learning object induce l'insegnante a riflettere sul proprio operato, a scomporre le unità di apprendimento in elementi essenziali e significativi, a confrontarsi con modelli metodologici diversi ed alternativi. È chiaro che se si pensa di fare innovazione solo per il semplice fatto di averli introdotti nella propria didattica, si è proprio lontani da questo obiettivo, perché learning object sono dei contenuti digitali e non strumenti che da soli favoriscono l'apprendimento degli allievi. Occorre essere consapevoli di che cosa si sta attuando nel momento stesso in cui essi vengono utilizzati. Gli strumenti digitali e le nuove tecnologie possono fornire un aiuto prezioso, ma da soli sicuramente non sono sufficienti a promuovere automaticamente apprendimento. Possono svolgere, se impiegati con consapevolezza, una funzione attivatrice delle capacità attentive degli studenti, perché i contenuti piacciono ai ragazzi. Pertanto, tra non averli oppure averli, è sicuramente preferibile la seconda ipotesi. Detto questo, però, occorre andare oltre. Grazie a tutti.